Ah, cosa c'è di interessante? Che merda! Lo shinobi. Andiamo! Balding invece di building. Spero che registri bene. Ah, non ho girato la musica. Che silenzio. E andiamo. Che ansia. Era un nemico quello. Un altro. E come cazzo faccio questa danza? Col volo. Ma era un nemico anche quello. Tutti nei quadri sono nemici. Oppala. Uff. Pro player. Che schifo. Ah. Come ci entro lì? Scusa. Ah, da qui. Ma non ci passo lì. E quindi niente. Nice, le do. Proprio. Sto per dire nice. E invece non era nice per niente, perché mi sono fatto colpire. Soldi ovunque. Oh. Cosa c'è di qua? Mamma mia. Pericolo. Tu sei grosso. Ma sei debole. E colpirò qui. Oh. In realtà era tutto calcolato. Ci vengo più avanti. Ma sì, è diventato Cuphead. Ma sì, non c'è un attimo che possa respirare un secondo. Muore. Non è vero, ma ok. Mi è salita un po' l'ansia. Questo gioco a volte fa proprio cagare con i comandi. Secondo personaggio. Un Lich. Subito. Vorrei potenziare il Lich e far diventare un Lich King. Però costa veramente tanto, non è vero, costa poco. Andiamo con questo Lich, i miei occhi. Questo Lich enorme. Ok, rispetto allo Shinobi faccio un cazzo di danni e ho anche un cazzo di vita. Oh, un critico, oh, oh. È bello, ogni volta che colpisco un nemico mi viene fuori una striscia incredibile di numeri e non capisco più un culo sullo schermo. Perché è troppa roba. Ma sono scemo. La cosa bella di questo gioco è che ogni cavaliere ha le sue, diciamo, specialità, caratteristiche particolari, cose del genere. A parte le classi che ci sono, a parte questa magia bellissima che non pensavo di avere, tipo questo eroe qua è affetto da gigantismo. Ci sono molti eroi invece che possono essere affetti da, per esempio, possono essere daltonici, possono essere nani, possono essere... Che cazzo? Possono essere dislessici. Quanti nemici? Pian piano ce la sto facendo. Uff. Ce l'ho fatta? Yes. Scrigno speciale. Luna volo. Luna cielo, scusate. Che mi permetterà di volare, se non sbaglio. Perché l'ho detto con quel tono? Ho cercato di tagliare il colpo. Sono bravo, iscrivetevi. Porca puttana. Non ho mica realizzato io. Uff, l'ho battuto. Datemi della vita, ne ho bisogno. Sono senza HP. Cosa cazzo vedo lì? Uno scheletro enorme. Che ansia. McRib. Ok. Un po' cheaty. No, ho raggiunto il massimo di HP ottenibili con Lich. Che palle. Che schifo di vita. Sono contento di queste cose. E dove cazzo mi trovo? È stata una cosa stupidissima. Ok. Secondo. Terzo level. Un altro Lich. Nostalgico. Ti mancano i vecchi giorni. Cosa vuol dire? Questo è daltonico e gay. Ho due mani sinistre e sono nato per essere un giocatore di basket. Voglio provare lei perché c'ha il corvo ed è nostalgico, non so cosa vuol dire. Adesso è veramente Cuphead comunque. Chissà se fare vampirismo sia utile. Perché le armi con vampirismo mi tolgono... Parlo bene, per favore. Le armi con vampirismo mi tolgono gli HP, ma me ne fanno assorbire. Quindi non so se con lì c'è buono o meno. Se posso aumentare qualcosa all'infinito, allora il gioco è fatto apposta per me. Ditemi se c'è qualche gioco che si può aumentare qualche statistica all'infinito solo farmando, e io lo giocherò all'infinito, perché a livelli stratosferici. E voilà, siamo tornati qui. Va benissimo. Con lo scrigno col cazzo che lo prendo, perché è proprio lì. Magari più avanti. Era un Mimic! Non mi ricordavo ci fossero i Mimic in sto gioco. Ok, Mimic è morto. Vediamo di prendere a martellate queste cose. Che è successo? Ho due HP. Hello? Ok, mi sa che questa avventura finirà molto presto. E qua è... No! Ho preso male il ritmo. Non sapevo dove guardare. Quarto. Questo è il Miner. Per cambiare un po'. Molto fragile, molto 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 fragile. Però prendo un sacco di soldi. Perciò adesso mi tolgo tutto quello del vampirismo.
perché non posso farlo. Andiamo, i miei occhi ogni volta però sono fragilissimo. Però che cazzo, però prendo un sacco di soldi e niente, sono già morto. Questa trappola è orribile. Questa è peggio. Merda. Ho sbagliato tasto. E niente. Già il miner era andato. Ma che cazzo. Ah. Questa stanza è orribile. Porca puttana. E vabbè. Questo personaggio ha avuto una sfiga nella sua vita in maniera orribile. Dai. Che cazzo. E niente. Quinto. Oh, un dwarf. Un dwarf. Prendiamo lui. Ne. È talmente piccolo che posso scrivere proiettili camminando. Che cazzo. One shotato. Ok, wow. Ok, adesso vediamo di pulire la stanza per bene, perché ho lasciato 25.000 oggetti indietro. Questo è uno. Mamma mia, era un quadro su una scrivania, libreria. Guarda un po'. Ce l'ho fatta? Si è passato anche di là, ops. Una volta che ero figo. Che cazzo. Qua c'è pieno di spine. Quanto corrono? Ha saltato quello dietro. Sesto? Ho perso il conto ormai. Oh. Barbaro con un OCD, cioè che ogni volta che rompo qualcosa mi dà del male. La cosa bella del barbaro è che può fare questo. Ah, ce l'ho fatta. Oh, ma sono pieno di HP, perché posso affrontare i boss con questo setup. Se ne trovo uno, ci provo. 37 HP, lo? Ecco, volevo affrontare un boss, l'ho trovato. Vediamo se riesco a batterlo, eh. Voilà. Kidri! Guarda se devo morire così, eh. Ma do un brimstone. E poi finisco gli il mana però, eh. Finché fa questo attacco qua non è un problema. E quando fa... Merda. E quando fa il... Questo, esatto. Che è un po' più complesso. E che cazzo, mi sa che muoio. No, dai. Soldi! Boom. Uno scagnone. Non mi è potuto un boss, perché sono scemo. Cosa ho trovato? Max weight load increase, armor increase. Oh, carino. Ok, però non ho capito. Come la mettiamo? Oh, vita! Singhiozzo. Volevo dire vita. Non ho altre strade. Andiamo. Brutta stanza per iniziare però. Beh sì, sta cosa qua, che palle. Buh, leggermente grande e invasivo. Ultimo, dai. Quasi quasi. Mi prendo il barbaro. Ho un fracastiglione di soldi. E mi sa che faccio questo. Così quel cretino non mi prende i soldi ogni volta. Questo invece è un evento particolare. Questa qui ogni tanto danno delle benedizioni, maledizioni. Proviamo a vedere cosa mi dà. Helios Blessing. Cosa vuol dire? Non si sa. Non prendere danno. Oh mio Dio. E niente, non prenderò lo scrigno. Mio Dio, cos'è sta stanza? Quanto è alta, quanto è lunga e dove porta? Da nessuna parte. Un lupo, quello che mi ha ucciso prima, maledetto. Dove vai? Che è? C'è uno che vola nello sfondo. Blazed! Voglio rompere i vasi dietro. Grazie. Un soldo in una pianta. Ce l'ho fatta. Non ho preso la cosa al centro perché era un po' la morte. E che cazzo! Non mi aspettavo questa stanza, ammetto. Che mi sa che morirò. Dovete morire, dovete morire. Ok. Ah, che cazzo questo. Ok, molta gente è morta. Anche questa è una tattica. No! Ce la farò? Ok. Che fatica! Stanza di merda, ho perso tutti gli HP, ero full. Oh, che figata che sei. Un
Non è vero, non è vero. Dai. E niente. Questo era Rogue Legacy. Avete capito qualcosa? No, al massimo vi faccio un altro video più avanti se volete. Bye!